Ciao a tutti, sono Carla e questo è il mio canale. Sono finalmente riuscita a fare una nuova colata in resina, quindi eccoci qua a scoprire le creazioni insieme. Prima di cominciare però vi volevo far vedere con che resina ho fatto questa nuova colata, perché ho utilizzato una nuova resina che mi è stata inviata da Resin Pro e la resina in questione è questa, la trasparente. È una resina con cui mi trovo veramente benissimo, perché prima di questa volta l'ho utilizzata già un'altra volta per vedere appunto le differenze con quella che utilizzavo precedentemente, e devo dire che preferisco di gran lunga questa, perché a me capita ogni tanto di creare delle bollicine, mentre la volta che ho provato questa resina non ho creato nessuna bolla e non è che ho cambiato modo di colare la resina, quindi vuol dire che evidentemente questa resina crea meno bolle della precedente, quindi per ora è stra approvata. In ogni modo, se vi interessa un video in cui vi mostro come creo con la resina, con questa resina, ci posso pensare e possiamo fare un video del genere. Ho utilizzato soprattutto i nuovi stampi che ho preso da Banggood, che vi ho mostrato qualche video fa, quindi sono curiosissima di vedere come sono venute questa volta le creazioni. Inizio prima di tutto con questo stampo perché voglio vedere tutte queste conchigliette. Che bella! Ma anche il colore strazzeccato per le conchiglie. Ditemi se non è bellissima. Wow! Vediamo subito le altre. Vediamo questo qui che è nero. È meno realistico, però vabbè. Wow, sembra un corno di unicorno, è bellissimo. C'è da dire poi che è anche lucido. Stranamente questo stampo è lucido, perché solitamente questi stampi in silicone sono opachi. La stellina, sbam, ma guardate i dettagli, bellissimo questo stampo. L'altra, wow. Sono troppo felice di questo stampo, non pensavo. Ultima conchiglietta di questo stampo, no vabbè, no vabbè. Mi ritengo decisamente soddisfatta di questo stampo. Vediamo queste Tour Eiffel come sono venute. La prima col colore un po' ambiguo, ma che carina. Oltretutto è stra dettagliata, non sono venute bolle, sono veramente super felice. Vediamo gli altri colori, il nero. Oh, wow. Allora, forse è una delle poche creazioni che non rende tanto in nero, vero? È più carina questa qui. E infine guardiamo la rosa sbrilluccicosa. Sì, i brillantini non si vedono, però il rosa c'è ed è molto carino. Soddisfatta anche di queste Tour Eiffel. Guarda adesso questi teschietti che avevo già fatto e mi erano piaciuti tantissimo, quindi vediamo un po' come sono venuti questa volta. Top! Allora, qui lo stampo era sporco evidentemente, però mi piace veramente veramente tanto. Poi ci sono tutti i brillantini, carinissimo, si abbina alle mie unghie questa creazione. Guardiamo in bianco. Oh, non mi piace per niente, è bruttissima questa creazione perché dentro ci sono tutti i glitter argento, ma è veramente terribile. Sono troppo curiosa di vedere le chiavi perché io sono ossessionata dalle chiavi. Vediamo un po' come sono venute. Iniziamo da questa e il colore è terribile perché è lo stesso di prima, c'è questo bianco con dei brillantini che però non si vedono, è veramente bruttissimo questo colore, però insomma lo stampo è molto carino. Vediamo le altre chiavi, questa nera mi ispira tantissimo. No raga, innamorata, mi sono innamorata. Quanto è bella! E poi lucida! Non pensavo fosse lucida! E infine questa qui argentata. Oddio, anche questa è bellissima! Mi piace tantissimo! Sì, 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 sì! Questo stampo lo utilizzerò tantissimo perché a me le chiavi fanno impazzire. Poi voglio vedere la zampina. Vediamo, è la prima volta che la faccio. Sarà sicuramente opaca, ma fa lo stesso. Vediamo com'è venuta. Aiuto, si è incollata di brutto.
Allora, ci ho messo lo smalto, ovviamente devo ripassarglielo sopra lo smalto perché col nero di fondo lo smalto sparisce un po', però mi piace da morire. Devo ripassarci appunto qui lo smalto fucsia e verrà una bomba, anche se devo dirla tutta. Immacolato così non è neanche malaccio, che dite? Sembra un effetto fatto apposta. Ho la voce veramente rauca perché mi sono appena svegliata, però vabbè, prendetemi così. Che cosa guardiamo? La cornice, perché io adoro. Adoro le cornicine. Vediamo un po'. Oh mio Dio, quanto è bella questa cornice! Ditemelo, ditemelo, vi prego. È troppo, troppo, troppo bella! Anche perché è leggermente lucida, quindi i brillantini si vedono leggermente. È opaca, però non è proprio opaca, opaca. Poi guardate, anche in questo caso non una bolla, non una bolla. E con questo stampo di solito mi uscivano sempre delle bolle, quindi top. Guardiamo questo fiorellino, questa rosellina. Oddio, bella grossa. Ah, ma che bella è! Oh mio Dio, ci faccio un anello con questo. È bellissimo! Sono troppo felice, ragazzi, di questa colata. Pensavo non fosse venuta bene, in realtà è venuta benissimo. Voglio guardare i cagnolini. Non sono riuscita a fare il colore di Miwa, quindi ho fatto un chihuahua nero e voglio subito vederlo. Oh mio Dio, ma quanto è carino! Ma veramente? No, è bellissimo! Devo assolutamente farlo del colore di Miwa. Così non so, faccio qualcosa per lui. Poi c'è questo qui che è tipo, oddio, ma che carino! Io adoro i cani e adoro quindi questo stampo con i cani. Che cos'è questo? Un barboncino tipo? E ci sta il barboncino bianco. E infine ho fatto quest'altro. Oddio, sembra. No, questo non è bello. Sembra un misto tra un maialino e non so, un leone. Non mi piace come stampo, però è venuto bene. Mentre siamo in tema cagnolini, guardiamo questi altri cagnolini che ho fatto. Oddio, cos'è questo? Uno Shih Tzu tipo? Questo è veramente troppo, troppo caruccio. Poi guardiamo. Questo, guardate quanto sono carini questi stampi con i cani. E infine lui, sì, questo colore è abbastanza irrealistico per i cani, però vabbè, avevo questo. Con i colori giusti, questi sono veramente top, perché guardate quanto sono precisi. Visto che sta arrivando Halloween, guardiamo il pipistrello che è magnifico con tutti questi glitterini argento. Mentre ci siamo, guardiamo le ancore che avevo già fatto la volta precedente. Mamma mia, che cosa non è? Quest'ancora? Ditemelo, ditemelo. Oltretutto mi sto per fare un tatuaggio con l'ancora, ma lo vedrete presto perché sarà ben visibile, molto ben visibile, e questo fa schifo. Non mi piace per nulla, però va bene, nel complesso sono soddisfatta. Guardiamo poi tutte queste gemmine, le tolgo tutte e ve le faccio vedere tutte insieme. Sono tutte queste e devo dire che anche se sono opache, di questo colore mi piacciono tantissimo. Ho fatto due cuoricini uguali, con questi faccio assolutamente degli orecchini perché sono troppo belli. Nel frattempo è cambiata la luce perché io sono dovuta uscire e quindi eccoci qua ore dopo. Proviamo a vedere questi camei, che in realtà di camei non ne ho fatti perché questi sono camei, ma come vedete non ho fatto la parte dietro, ho fatto soltanto il teschio. E questi sono, boh, non mi ricordo. Adesso vediamo. Innanzitutto il teschietto, no, ma che bello è! Oh mio Dio, io amo i teschi, lo sapete ormai. Poi vediamo questo che secondo me è venuto bene. Infatti, sì, è venuto benissimo. Guardate, gli ho colorato anche la corona, gli occhi. Mi piace colorare gli stampi, vengono fuori benissimo. Questo è fantastico. Poi questo dovrebbe essere un cameo che però ho lasciato tutto nero ed è venuto molto bene. Lo vedete? Sì, penso di sì, molto carino. E infine la mela tipo avvelenata. Questa non mi fa impazzire, ecco. Però non è male, è caruccia, dai, forse dovevo colorarlo, rendeva meglio. Oh, finalmente voglio vedere questi fiocchi. Sono quei fiocchi che in teoria dovrebbero essere strasbrillucicosi, strabrillantinati. Quindi vediamo un po' il risultato. Oh, prima questo, oh mio Dio.
Oddio. Che bello! Mi piace da morire. C'è da dire che però in questo non si vedono troppo i brillantini. Ho speranza nell'altro, vediamo un po'. Sentite che rumore bello che fa. Adoro follemente, tipo li farò di tutti i colori questi fiocchetti perché mi fanno impazzire. Guardiamo queste decorazioni che ho pensato per degli orecchini. Top, anche se questo colore non è bello, questa creazione devo dire che mi piace. Vediamo le altre. Wow! Oggi ho dei problemi con la messa a fuoco. Comunque questa creazione è bellissima. Per fare degli orecchini ci strasta. Vediamo anche questa. Oh, meraviglia! E poi questa. Meno bello di tutti gli altri, però anche questo mi piace tantissimo. Farò sicuramente delle belle cose con queste creazioni carine carine, questo è bellissimo, questo è quello che preferisco di più in assoluto. Adesso voglio assolutamente vedere questa pistola, anche se non ci ho messo tanta resina, perché non avevo più. Vediamo un po'. Oh, sono stra in ansia. Top! Ditemi adesso quanto può essere bella questa pistola, è fantastica. Devo farla assolutamente di altri colori. Oh, finalmente vedete questa pistola a fuoco perché merita, bellissima. Abbiamo ancora queste note musicali, vediamo un po' come sono venute. Wow, bellissima. Vediamo questa che mi ispira. Ma che bella che è! Peccato per una mini bollicina, però non si vede neanche. Guardiamo ancora questa. Ma questi stampi comunque sono fenomenali. Madonna, quante creazioni che ha fatto oggi. Vabbè, sto colore è indecente, veramente. Però la creazione è molto caruccia. Manca ancora questa. Top, 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 top. Questi potrebbero diventare degli orecchini, che dite? Proviamo a vedere questo cavalluccio. Proviamo a vederlo. Ho ansia, ragazzi. Qui veramente ci ho messo un casino di resina. Speriamo almeno di non romperla. Wow! No, vabbè, guardate quanto è bella questa creazione. Devo giusto un po' sistemare lo smalto. Wow! Bellissima! Ultime creazioni. Queste foglioline. Oddio, ma mi piace tutto! Ma mi piace veramente tutto! Ma com'è possibile che mi piaccia tutto così? Sono venute fuori delle figate pazzesche rispetto a tutte le altre colate che ho fatto. Sono veramente bellissime queste creazioni. E infine delle farfalle. Vabbè, ormai non sto nemmeno qui a dire wow wow perché è tutto bellissimo. Non so cosa scegliere, non so dirvi qual è la mia creazione preferita. Guardate questa. Ma guardate questa. Oh, sono felicissima. Non è vero, non ho finito. Mancava ancora questo stampo. Eccolo qui, l'avete già visto però. Stupendo come al solito. Adesso cerco di mettere tutto qui in mezzo per farvi vedere in totale tutte le creazioni che ho fatto, che sono tantissime e non ce n'è una che non mi piaccia. Queste sono tutte le creazioni di oggi. Posso dire di essere super, super soddisfatta. Per una volta posso dirlo. E niente, spero che il video vi sia piaciuto. Ditemi sotto nei commenti qual è la creazione che vi è piaciuta di più. Vi mando un grossissimo bacio e alla prossima!